Allora, io personalmente ho rinunciato ad aspettare il 19. Ho appena saputo che c'è un comunicato da parte del consigliere del PD Nanni, del Comune di Roma, che dice che il servizio degli autobus è stato sospeso, o quantomeno che gli autobus non passano più. E quindi mi avvio verso Piazza Ungheria, sperando che almeno là ci siano degli autobus. Intanto le macchine stanno procedendo ad andatura molto lenta, e molte slittano e si piantano in strada. Allora, qui abbiamo la prova provata che l'autobus, il trasporto pubblico su gomma, è stato bloccato. Quindi sono due autobus bloccati all'inizio di Via Aldovrandi. Evidentemente i mezzi non sono stati muniti di catene da neve. E quindi il trasporto pubblico oggi a Roma è totalmente bloccato. Qua c'è il conducente, c'è una sagoma scura, quindi sono bloccati. Sono totalmente bloccati, guardate, sono due autobus fermi, col motore acceso, ma sono fermi, sono parcheggiati al lato della strada. Un'apocalisse oggi qui a Roma. Veramente un'apocalisse di ghiaccio e neve. Ecco, qui c'è un altro autobus che si è fermato, parcheggiato sul lato della strada. I mezzi sono stati bloccati. Ma vanno bloccato? Vi hanno bloccato? Eh sì, E solo il per tram quanto? passa. E per quanto? Io da 5 ore che sto qui. Mazza, che pazienza. Ma ieri vi hanno detto nulla? Assolutamente Non ce lo niente. fanno. Ma le catene voi le poteste mettere? Le catene voi le Ma poteste se non c'era mettere? neanche da mettere, come da qualcuno. Va bene, grazie. Prego. Ecco, avete sentito? È ufficiale. Gli autobus sono bloccati da 5 ore. Sono bloccati da 5 ore. C'era la possibilità di predisporre le catene da neve per gli autobus, ma non è stato preso alcun provvedimento. E quindi quando ci si è accorti della portata, come dire, enorme della nevicata, hanno bloccato gli autobus e i cittadini camminano per strada alla ricerca di un mezzo pubblico. Ecco, guardate, qui là sono cittadini che aspettano l'autobus, che aspettano il tram, scusate. Ecco, io personalmente sono uscito dall'ufficio alle 4, è passata un'ora e mezza e sono ancora in giro per Roma, cercando di ritornare a casa. E so per certo che sono 5 ore che gli autobus sono stati bloccati, i tram non passano e quindi credo che forse per le 10 riusciremo a tornare a casa, a piedi. Sono arrivato a piedi da Via Aldovrandi a Viale Liegi. Non passando nessun mezzo, ho preferito intanto muovermi a piedi. Lì c'è la fermata dell'autobus e del tram. Ricordiamo, gli autobus sono stati sospesi da 5 ore. Sono fermi, parcheggiati al lato della strada. Guardate quanti sono i cittadini che aspettano l'autobus. Comunque un mezzo pubblico che arrivi a salvarli, a portarli a casa dopo questa giornata infernale. E non passa nulla. Siamo a Viale Regina Margherita, angolo con Via Po. Qui sono i cittadini, altri cittadini che aspettano i mezzi pubblici che non arrivano. Ormai ha smesso di nevicare, sono circa le 6 del pomeriggio. Molti mezzi senza catene.
vedete? L'inciviltà di alcuni automobilisti c'è anche oggi, in una giornata di estrema emergenza. Quindi ci sono i cittadini che aspettano i mezzi pubblici che non ci sono. Sono circa 2 ore che non passa neanche più il tram 19, il 3. Abbiamo già detto che gli autobus sono stati bloccati ormai 6 ore fa. E speriamo di tornare a casa almeno per stasera.